Sempre più drammatici i numeri della disoccupazione in Italia. Nel primo trimestre del 2014 il tasso è salito al 13,6%, tornando ai livelli del 1977. Si tratta di quasi 3 milioni e mezzo di persone che non hanno un lavoro, ancora peggio l'occupazione sotto i 25 anni. Un giovane su due non ha alcun impiego. Sale la tensione sulle riforme, il premier Renzi spinge per approvare la riforma del Senato entro giugno, ma Forza Italia dice no all'ipotesi del modello francese per l'elezione dei senatori. Braccio di ferro nel governo per l'allargamento del bonus di 80 euro anche alle famiglie numerose e monoreddito. Oggi il provvedimento sarà in aula al Senato. La protesta dell'11 giugno è illegittima. Il garante per lo sciopero boccia l'agitazione indetta dai sindacati della RAI contro il taglio da 150 milioni di euro annunciato dal governo. Ma CGIL e UIL confermano lo stop. Il governo così chiede il pizzo, dichiara il leader UIL Angeletti. Si sfilano invece la CISL di Bonanni e l'Usigrai che puntano alla trattativa. Sono 2.400 i lavoratori in esubero in Alitalia e una delle condizioni imposte da Etihad per l'ingresso nella compagnia aerea italiana. E il ministro Poletti si dice pronto a discutere sugli ammortizzatori sociali. L'Unione Europea avverte, vigileremo che Alitalia resti europea. Le 7.28 in questo istante, buongiorno, benvenuti alla prima edizione del telegiornale in primo piano. I dati sempre più drammatici dell'occupazione in Italia, i dati Istat hanno ancora una volta certificato l'ormai cronica emorragia di posti di lavoro. Siamo tornati ai livelli di quasi 40 anni fa, in particolare i giovani ormai disoccupati sono uno su due. Sempre più difficile, come recita l'articolo primo della Costituzione, definire il nostro paese una repubblica fondata sul lavoro. A ricordarcelo ancora una volta è l'Istat che ha diramato i nuovi dati sulla disoccupazione. Mai stati così tanti i senza lavoro. Dopo Spagna e Grecia, i peggiori d'Europa, siamo noi con un record negativo dal 1977. A guardare i primi tre mesi di quest'anno, la mancanza del lavoro segna il 13,6%, quasi un punto in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Percentuali che, prese singolarmente, non dicono molto, sono però i numeri assoluti, a dirla tutta, sullo stato comatoso del lavoro in Italia. Abbiamo quasi 3 milioni e mezzo di uomini e donne senza un impiego, 212.000 in più rispetto al 2013. Non raccontiamo storielle, abbiamo toccato il fondo, commenta il numero uno di Confindustria, Giorgio Squinzi. La produzione infatti non riparte, con un tasso di disoccupazione al 55,4%. Ma a passarsela peggio di tutti, completamente ai margini del lavoro, sono ancora una volta i giovani. Nella fascia compresa tra i 15 e i 24 anni, con il 46% rispetto al 41% del primo trimestre dell'anno passato. 4 punti in più nel giro di un anno. Praticamente quasi un giovane su due non lavora. Ed è nel mezzogiorno il vero allarme, con la percentuale dei disoccupati che supera i 21 punti e i giovani senza lavoro quasi al 61%. Basta parlare di tagli, ragioniamo su crescita e lavoro, è l'appello della leader della CGIL Susanna Camusso. Emergenza disoccupazione che resta comunque la priorità del governo Renzi e la vera partita di quest'anno, ha fatto sapere il ministro del lavoro Poletti, è far tornare le industrie a produrre. E un'altra delle priorità del governo Renzi è quella che riguarda le riforme istituzionali. Manca l'accordo però in Parlamento sull'elezione del Senato. Il governo insiste per il modello francese, elezione indiretta dei senatori, ma Forza Italia è contraria, così come le altre opposizioni e anche la minoranza interna al Partito Democratico. Si preannuncia tutta in salita la strada per le riforme. Ieri in Commissione Affari Costituzionali del Senato sono stati presentati ben 5.200 emendamenti, di cui 3.806 solo quelli della Lega. Il modello francese proposto dal governo e su cui si sta orientando il partito di Renzi, modello che prevede l'elezione indiretta dei senatori affidata agli enti locali, non piace né a Forza Italia né al Carroccio. Il modello francese per noi è inaccettabile, ha detto ieri il capogruppo di Forza Italia Paolo Romani, non faceva parte degli accordi presi. Forza Italia, insomma, non ha nessuna intenzione di accettare il diktat dal PD. Resta della partita, ma vuole voce in capitolo sulle riforme. Sulla stessa linea anche la Lega, che nonostante la valanga di emendamenti presentati, si è detta pronta a ritirarli se c'è disponibilità al dialogo per modificare il modello francese, che secondo il Carroccio serve solo a garantire alla sinistra il controllo del futuro Senato.
Qualche tensione c'è anche all'interno del PD. Il modello francese, firmato dal renziano Andrea Marcucci e appoggiato dall'area bersaniana, trova resistenze nella minoranza guidata dal senatore Vannino Chiti. E mentre il capogruppo PD al Senato Luigi Zanda fa un appello alla responsabilità invitando tutti all'unità, sulle riforme bisogna fare squadra, il presidente della Commissione Affari Costituzionali e relatrice di maggioranza Anna Finocchiaro è invece convinta che l'accordo con la minoranza ci sarà. Finocchiaro ieri sera ha avuto anche una riunione con il ministro per le riforme Maria Elena Boschi per fare il punto della situazione. Nonostante il governo abbia aperto a possibili modifiche al testo, restano dunque alcuni nodi da sciogliere. L'ostacolo maggiore è proprio quello dell'elezione diretta dei senatori, sulla quale continuano ad insistere Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, Nuovo Centrodestra e la minoranza del PD. Oggi intanto si procede con l'esame degli emendamenti. Ed è ancora braccio di ferro nel governo sull'allargamento alle famiglie monoreddito e con più figli del bonus IRPEF da 80 euro. Lunga discussione ieri sera, ma non si è trovato un accordo, non c'è stata una decisione. Il nodo da sciogliere è sull'allargamento del bonus IRPEF chiesto dal Nuovo Centrodestra, che da settimane cavalca il tema e assicura che le coperture ci sono e si aggirerebbero a 60-70 milioni di euro. La modifica riguarderebbe i nuclei familiari con più figli e un reddito netto fino a 2.600 euro al mese, ma per i dettagli bisognerà aspettare la valutazione attesa per questa mattina dalle commissioni bilancio e finanza del Senato. Intanto, dopo le raccomandazioni della Commissione europea, il governo deve anche studiare le mosse aggiuntive per una riduzione del debito pubblico già nel 2014, come chiesto appunto dalla Commissione europea, e così spingere sulla crescita. All'appello mancano circa 11-12 miliardi di euro e si vorrebbe evitare da parte del governo una manovra correttiva. L'Italia guadagna tempo, forse perché non può perderne ancora. Il ministro dell'economia Padoan ha superato lo scoglio delle raccomandazioni europee, non può comunque nascondere che qualche problema c'è. La crescita in Italia è molto debole, spiega la stampa estera. Siamo davanti a un bivio, vivacchiare o accelerarla. Resta il fatto che è indispensabile ridurre il debito pubblico, problema antico. A questo proposito Padoan annuncia la ricetta, perché sulle riforme strutturali è ora di fare sul serio. Con le privatizzazioni, per esempio, in misura di uno 0,7% di PIL ogni anno, vuol dire circa 11-12 miliardi di euro. E quanto era già scritto sul documento di economia e finanza, esattamente riportato dalle raccomandazioni del Consiglio europeo, a pagina 4, dove si parla dell'ambizioso programma di privatizzazioni fino al 2017. Una misura quindi già ampiamente condivisa. L'Europa ci chiede di fare quanto abbiamo già deciso di fare. Meglio di così era difficile immaginare. Bruxelles non ha chiesto, come si pensava, una manovra correttiva, non ha fissato scadenze, ha genericamente fatto appello a misure aggiuntive, ma senza stressare. Unico neo evidenzia l'assenza di una convalida da parte di un organismo indipendente, un'imputazione quindi all'Italia di aver utilizzato metodi suoi di conteggio leggermente ottimistici. Dice leggermente, avverbio che sta per peccato eventualmente veniale. Ma quanto all'organismo indipendente, basta aspettare venerdì, quando Standard & Poor's pubblicherà il rapporto sull'Italia e la sua di pagella. La vicenda Rai adesso continua a tenere banco lo sciopero proclamato per l'11 giugno dai sindacati contro i tagli annunciati dal governo di 150 milioni di euro e la probabile cessione di una quota di RaiWay, la società che gestisce la rete e le infrastrutture di trasmissione. Ieri il garante per lo sciopero ha definito illegittima la protesta annunciata dai sindacati che rimangono su queste posizioni, almeno così CGIL e UIL, mentre la CISL si è sfilata. Un assist che sembrava perfetto, il garante che giudica illegittimo lo sciopero che nessuno vuole più, quello della RAI programmato per l'11 di giugno. Non lo vuole il direttore generale Gubitosi, che lo considera un errore, non lo vuole più l'USIGRAI, il sindacato dei giornalisti RAI, e non lo vuole più mezza azienda, per non dire tutta, per nulla convinta dalla linea dura. Illegittimo, dice il garante per gli scioperi nei servizi pubblici, perché un'agitazione analoga è già stata convocata da un sindacato minore. Problema risolto.
alto, senza perdere la faccia. E invece CGIL e UIL, senza più neppure la CISL di Bonanni che si è sfilata, CGIL e UIL insistono a fare a pugni con Matteo Renzi, il quale quello sciopero lo aveva definito umiliante. Credo sia stato un errore definirlo così, dice Susanna Camusso. Il rischio è che penalizzando il pubblico si favorisce il privato. Mentre Angeletti definisce Renzi un pessimo amministratore di un'azienda pubblica come la RAI. Questo nonostante qualche rassicurazione sia già arrivata, anticipo di 2 anni del rinnovo della concessione, revisione del canone e salvataggio delle sedi regionali, tenendo fermo naturalmente il taglio dei 150 milioni annunciato dal governo. Dalla parte di CGIL e UIL si schierano anche i 5 Stelle, sciopero giusto, dice Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza, che però aggiunge avrebbero dovuto farlo prima per frenare l'ingerenza della politica. E adesso, teoricamente, lo sciopero politicamente meno sostenibile degli ultimi anni rimane programmato, forse con un ricorso di CGIL e UIL al garante. Ma nei fatti la sua convocazione appare già sfumata. All'Italia deve restare in mani europee, lo dice la Commissione europea che entra così a gamba tesa sulla presunto probabile accordo tra Etihad e la compagnia aerea italiana. Rimane ancora in discussione il nodo più delicato, che è quello degli esuberi. Per il ministro del lavoro Poletti, che precisa di non avere comunicazioni ufficiali, gli esuberi all'Italia si potrebbero aggirare tra i 2.400 e i 2.500. Quindi è ancora presto per stimare il costo che gli ammortizzatori sociali avranno per la collettività chiamata a pagarli. Del resto sindacati, governo e capitani coraggiosi sapevano che quello di Etihad è l'ultima occasione utile per evitare la bancarotta. Gli emiratini di cassa integrazione a rotazione o a 0 ore non ne vogliono sapere. Chi lavora, lavora a tempo pieno. Dopodomani si riunirà il CDA di Alitalia. Gli avvocati stanno limando gli articoli del contratto da rispedire ad Abu Dhabi e da lì a poco usciranno numeri più precisi su chi se ne deve andare. Il governo è cosciente che la gestione degli esuberi è la sua dote, che sarà impegnativa per le casse statali. Prudente la CGIL, commenteremo dopo la lettura del piano industriale, dice Camusso. Angeletti della UIL non se la sente di tirar fuori gli artigli. Vogliamo una trattativa, ma non faremo le barricate. Il PD si dichiara allarmato. Da Bruxelles la Commissione europea pone un'altra questione, non da poco. In Alitalia devono comandare gli italiani. La licenza deve restare in mani europee. Oggi il ministro Lupi sarà a Bruxelles per dare rassicurazioni in tal senso alla Commissione. La Siria, adesso ci sono state le elezioni presidenziali nella regione, nella parte del paese ancora controllata dal regime di Assad, elezioni dal voto scontato, plebiscito per Assad appunto, in un paese martoriato dalla guerra civile. C'è anche chi ha siglato il proprio voto per Bashar al-Assad usando il sangue al posto dell'inchiostro blu. Un gesto d'amore verso il presidente siriano, commentavano ieri in molti seggi. Seggi chiusi nella notte dopo 5 ore di proroga. Il successo del presidente non sarà messo in discussione, come prevedibile. Inutili le due figure di contorno spacciate in campagna elettorale come avversari del Reis, un ex ministro dello stesso Assad, ed un improponibile leader comunista siriano. Erano 16 milioni i cittadini chiamati a decidere se il presidente Assad doveva restare in carica per altri 7 anni, così sarà, molto probabilmente, siriani delle zone sotto controllo governativo, perché in quelle, da mesi in mano alla guerriglia della coalizione nazionale, ovviamente non si è votato, così come non hanno potuto votare gli oltre 2,5 milioni di siriani fuggiti dalla guerra in Giordania, in Libano e attualmente protetti dal commissariato ONU per i rifugiati. I risultati del voto siriano potrebbero essere resi noti già da domani, giovedì. Detto dell'esito scontato, da Mosca e Washington arrivano a riguardo commenti diversi sul voto di ieri. Una consultazione che per i russi non lede i tentativi di trattative tra le parti in conflitto. Un voto vergognoso, questa è la posizione della Casa Bianca. Un voto, dice la portavoce, che non rispetta la realtà del paese medio orientale, paese in guerra da 39 mesi, con 162.000 morti già accertati e 9 milioni di sfollati. Insomma, il nuovo settennato di Bashar al-Assad inizia all'insegna di queste cifre. La missione europea di Barack Obama, adesso, ieri in Polonia, a Varsavia, il Presidente degli Stati Uniti ha annunciato un piano americano per rafforzare la presenza militare nell'est dell'Europa, la presenza militare a stelle e strisce, un piano da 1 miliardo di dollari.
La Casa Bianca ha spiegato che la crisi tra la Russia e l'Ucraina ha indotto Washington a rivedere la propria presenza militare nell'Europa nord-orientale ed a varare una iniziativa di rassicurazione nel cuore dell'Europa. Ieri da Varsavia, dove ha partecipato alle celebrazioni per il 25esimo anniversario delle prime elezioni democratiche nel paese dopo il regime comunista, Barack Obama ha rassicurato la Polonia e i paesi alleati dell'Europa orientale, definendo solenni gli impegni degli Stati Uniti per la loro sicurezza. Per questo il presidente statunitense ha annunciato che chiederà al Congresso lo stanziamento di $1 miliardo per rafforzare la presenza militare americana nell'area della crisi ucraina. Il via libera del Congresso implicherà anche una serie di opzioni militari, come una maggiore presenza della Marina USA nei pattugliamenti NATO e schieramenti di forze protratti nel tempo nel Mar Baltico e nel Mar Nero. Obama ha anche chiesto agli alleati europei di aumentare le loro spese militari senza fare affidamento solo sulla protezione garantita dagli USA. Abbiamo visto un declino costante delle risorse per la difesa evidenziato e questo deve cambiare. La crisi ucraina dunque resta uno dei primi punti non solo della comunità internazionale ma anche dell'agenda della Casa Bianca. Al momento è escluso un incontro tra Obama e il presidente russo. La Polonia è stata la prima tappa della missione europea di Obama. Oggi il presidente sarà a Bruxelles per il vertice del G7 e poi in Francia per le celebrazioni dei 70 anni dallo sbarco in Normandia, l'occasione per un faccia a faccia tra i ministri Lavrov e Kerry e gli altri leader europei. L'inchiesta sul Mose, siamo alla cronaca giudiziaria, in Italia ci sono 35 arresti e oltre 100 perquisizioni in corso in queste ore a Venezia, tra gli arrestati ci sarebbero anche un ex ministro ora parlamentare, un parlamentare europeo, alcuni funzionari del Mose, del magistrato delle acque della regione, ci sarebbero anche appartenenti alle forze dell'ordine. Le ipotesi di reato sono molto gravi, corruzione, finanziamento illecito ai partiti, emissioni di fatture false, rivelazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento. Naturalmente nelle prossime edizioni gli ulteriori aggiornamenti su questa importante inchiesta in corso a Venezia in queste ore. Adesso occupiamoci di calcio, sport, se così si può parlare, quando si parla di calcio scommesse. Secondo un'indagine presentata ieri al Parlamento europeo, infatti sarebbero 460 le partite sospette solo nell'ultimo anno in Europa. E naturalmente ci sono anche delle partite che si sono disputate nel campionato italiano, ultima della serie Catania-Atalanta, giocata proprio l'ultima giornata di Serie A, il 18 maggio scorso. 11 partite di squadre italiane, una di Serie A Catania-Atalanta del 18 maggio, 2-1 per gli etnei già matematicamente retrocessi, 4 di B, 5 di Lega Pro, più l'amichevole del 25 maggio scorso tra Levski, Sofia e Lazio. Sono i match a sospetto di combine, secondo il rapporto presentato oggi dalla Federbet, la federazione degli operatori del settore scommesse che lotta contro la manipolazione fraudolenta delle giocate, in una riunione del Parlamento europeo. L'ombra delle scommesse illegali, insomma, torna ad allungarsi sul calcio, ma è sempre più difficile sorprendersi. Dei 500 miliardi di dollari all'anno generati dalle scommesse sportive in tutto il mondo, si calcola che almeno un 10% sia legato ad attività illecite. E, a dispetto di indagini come quella della Procura di Cremona Last Bet, che ha portato a deferimenti, penalizzazioni e radiazioni, il fenomeno sembra tutt'altro che debellato. Al contrario, la delinquenza organizzata sta espandendo il business. 110 le partite truccate accertate nella sola ultima stagione in Europa, addirittura 460 quelle sospette, ed anche in zone diverse dai campionati balcanici e baltici, dove l'attività criminosa aveva trovato le prime radici. Ed un allarme specifico riguarda proprio l'Italia, unica nazione ad avere una partita sospetta nella massima serie. Spiegano i relatori, infatti, che le leghe italiane, a differenza di quella spagnola che ha lanciato l'anno scorso un piano di formazione, prevenzione e sanzioni, non hanno programmi specifici di monitoraggio delle scommesse. Nel febbraio scorso il presidente della Lega di Serie B era preoccupato, voleva fare un accordo con noi per il controllo delle quote, ha affermato il rappresentante di Federbet, ma poi non se n'è fatto nulla. Veniamo alla nazionale di calcio, stasera a Perugia contro il Lussemburgo, ultimo test prima della partenza per il Brasile, prevista per domani. Intanto ieri in conferenza stampa il CT Prandelli è tornato sulle polemiche per l'esclusione eccellente di Pepito Rossi. Le verità di Prandelli sono quelle di un uomo che si sente ferito perché sa di essersi comportato correttamente con gli esclusi. Per questo non si aspettava le parole piene di risentimento da parte di Destro e Rossi dopo il taglio. Sul giocatore della Fiorentina apre il cuore alle sfumature umane, chiarendo di non avere mai illuso Pepito. Ho accettato questa sfida, bella, però ho ripetuto più volte, Beppe, ricordati, non sei nei 23. Prima della partita, l'ultima, lo chiamai e dissi,
Guarda, abbiamo visto tutti gli allenamenti, li abbiamo filmati tutti. Dal punto di vista fisico abbastanza bene, ci sono dei valori buoni, altri meno buoni, però non è tanto quella la condizione. Voglio vedere qualcosa in più in campo, voglio vedere quei gesti che inconsciamente un giocatore fa dopo aver subito un trauma. Ho detto, li vorrei vedere stasera, vorrei vedere un attaccante che gioca l'attaccante. Per quanto riguarda destro, CT conferma la proposta del ruolo di riserva accolta con freddezza dal romanista, che a differenza di altri azzurri aveva dimostrato scarso senso di appartenenza. Chiusa la pagina delle repliche agli assenti, oggi a Perugia c'è l'ultimo test contro il Lussemburgo prima della partenza per il Brasile, fissata per domani sera. CT ha spiegato che la logica per il mondiale è quella di avere 23 risorse e quindi sperimentare senza scoprire troppo le carte in vista dell'esordio con l'Inghilterra. Per questa prova gioca Buffon, gli esterni Abate e De Sciglio, Barzagli è in dubbio perché reduce dalla febbre, in caso al suo posto giocherebbe Paletta in coppia con Chiellini. A centrocampo la qualità di De Rossi, Verratti e Pirlo, chiamati ad interagire, più l'energia di Candreva. Marchisio in cursore dietro Balotelli, per il quale il commissario tecnico fa uno spot antipubalgia. Secondo me non ha mai lavorato così tanto e bene, non è mai stato così bene. Lo troverete in una forma straordinaria. Torniamo sulla notizia degli arresti in Veneto, sulla Tangentopoli per gli appalti del Mose. Ci sono i primi nomi tra gli arrestati, i nomi eccellenti come l'assessore regionale alle infrastrutture Renato Chisso, il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, il consigliere regionale del Partito Democratico Gianpietro Marchese, il presidente della Coveco, cooperativa impegnata nel progetto Mose, Franco Morbiolo, il generale in pensione Emilio Spaziante, l'amministratore della Palladio Finanziaria Roberto Meneguzzo. C'è anche una richiesta di arresto per l'ex presidente della Regione Veneto, il senatore di Forza Italia Giancarlo Galan. Ulteriori aggiornamenti nell'edizione delle 13.30 del TG, adesso dopo la pubblicità, il meteo con Paolo Sottocorona e poi il dibattito di Omnibus con Alessandra Sardoni e i suoi ospiti, le 7.48 in questo istante. Buona giornata, buon proseguimento.